Quando esce Alfred entra Albert ma non Manfred. Quando esce Albert entra Manfred ma non Alfred. Alfred si gratta la gamba sinistra. Manfred si gratta la gamba destra. Albert si gratta la gamba destra solo quando vede Alfred che si gratta la gamba sinistra. Alfred si gratta solo quando vede che Manfred si gratta. Quando esce Manfred, entra Alfred, Alfred ma non Albert. Albert. E non si mai Alfred, Albert e Manfred non si incontrano mai tutti insieme. Alfred dice ad Albert, stai attento a te. Albert dice a Manfred, stai attento a te. Manfred pensa di vedere il diavolo, ma non è il diavolo. Manfred dice ad Alfred, ho visto il diavolo. Alfred dice ad Albert, Manfred dice di aver visto il diavolo. Albert dice a Manfred: "Alfred dice che tu gli hai detto che hai visto il diavolo." Manfred dice ad Alfred: "Albert dice che tu gli hai detto che io ti ho detto che ho visto Alfred, il diavolo." Alfred dice ad Albert: Manfred. "Manfred dice che tu gli hai detto che io ti ho detto che lui mi ha detto che ha visto il diavolo." Alfred, Albert Manfred non si incontrano. Albert tossisce. Insieme. Albert tossisce una seconda volta. Albert tossisce una terza volta. Manfred chiede ad Albert: "Hai la tosse?" Albert tossisce una quarta volta e chiede a Manfred, hai la tosse? Alfred, Manfred non Albert tossisce. E Manfred non si mai Esce Albert e entra Alfred. Alfred racconta una storia. La storia inizia con Manfred che parla male di Albert e continua con Albert che parla bene di Manfred. Alla fine della storia Albert confessa di aver mentito e di pensare Alfred, tutto Albert il male possibile Manfred di Manfred. Non si mai tutti Manfred ascolta la storia di Alfred e dice questa storia è una favola sbagliata. Alfred dice cosa significa favola sbagliata? Manfred dice non voglio dirtelo perché ci vuole molto tempo e io devo partire. Alfred chiede dove vai? Manfred dice non voglio dirtelo perché ci vuole molto tempo e io devo partire. Alfred, Alfred Albert, dice Manfred, tu stai non mentendo. Non mai tutti insieme. Esce Manfred, entra Albert. Albert prova a dare un pugno ad Alfred. Alfred schiva il pugno di Albert. Alfred prova a dare un pugno ad Albert. Albert schiva il pugno di Alfred. Albert cade sul pavimento. Albert si alza dal pavimento. Albert si siede sul pavimento, si appallottola su se stesso e rotola verso Alfred. Alfred colpisce Albert con un piede. Albert smette di rotolare e afferra Alfred per una gamba. Alfred cade sul pavimento. Albert e Alfred sono sul pavimento, si fissano. Albert e Alfred si alzano. Albert chiude gli occhi e immagina che Alfred sia andato via. Alfred pensa che Albert non sia mai esistito, che il mondo non sia mai stato creato, che ci sia solo lui dalla notte dei tempi. Alfred chiede ad Albert, tu sai cos'è la notte dei tempi? Albert apre gli occhi e dice, la notte dei tempi è il mio futuro e tu non ci sarai. Alfred dice, vado via. Albert dice, devo dirti una cosa di Manfred. Alfred va via. Albert urla, aspetta, non sparire nel vortice della notte scura. Alfred cammina nella notte e nella notte pensa al suo passato, immagina il suo futuro e calpesta il suo presente. Manfred entra e dice, ho sentito che volevi dire ad Alfred una cosa su di me. Albert dice, no, volevo dire una cosa su Manfred. Manfred dice, sono io Manfred. Albert dice, no, tu non sei Manfred. Manfred dice Se io non sono Manfred, allora tu non sei Albert. Albert dice tutto è possibile e niente accade. Manfred sibile e dice il tempo si accartoccia e si può stirare come un foglio e poi strappare. I pezzi sono i ricordi. Alcuni ricordi volano via, si bagnano, si perdono. Altri ricordi vengono tirati su dal vento, e non sono più fogli, ma foglioline che si vanno ad attaccare al grande albero della memoria. Albert dice non ti sento, parli troppo. Manfred sibila e dice non sto parlando, sto sibilando. Albert dice hai un piccolo verme che ti esce dal naso. Manfred dice non ti credo. Albert dice tutto quello che esce fuori dalla bocca è una b'insogna. Solo nel silenzio abbiamo la forma della verità.